La Biblioteca Trisi aderisce alla 17ª settimana d'azione contro il razzismo. E la storia di oggi è Lupa Bianca, Lupo Nero, Sauveur e Figlio, di Mario Dumoureil. Il libro racconta la storia di uno psicologo nero, originario della Martinica, che si trasferisce a Orléans, in Francia, insieme a suo figlio Lazare, un bambino di 8 anni, il quale è mulatto perché è frutto di un'unione fra il padre nero e la madre invece bianca. Il brano in questione vede l'interazione fra Lazare e la sua tata, originaria di Orléans, quindi bianca, francese. L'indomani pomeriggio, Nicole andò a prendere Lazare in Rue de Morlaix. Nicole era stata la sua tata a tempo pieno per un anno e capitava che lavorasse ancora per il Saint-Yves il mercoledì, giorno in cui il pomeriggio non c'era scuola. Quando Sauveur si era presentato a casa sua con il figlioletto di 3 anni, rispondendo all'annuncio «Tata esperta cerca bambino cui badare», Nicole aveva avuto qualche dubbio. Come aveva detto la sera al marito, non si sentiva portata per le razze. Era convinta che i neri puzzassero. Ma quando al mattino arrivava stretto in bacio al padre, il piccolo Lazare profumava del dopobarba del papà. Nicola aveva inoltre temuto che un bimbo nero facesse fuggire gli altri genitori, ma anche in quel caso si era sbagliata, perché le altre mamme trovavano Lazare così carino. Insomma, Nicole aveva finito per ammettere che il piccolo non era peggio degli altri, mentre truffava il padre facendogli pagare il 20% in più. «Ah, che freddo!» commentò entrando in cucina. «Si starebbe meglio dalle tue parti, in Africa?» «Non sono africano», rispose tranquillo Lazare, che stava finendo un disegno per porre. «Non sei nero?» «Sì, ma sono nato in Martinica». «Beh, allora, non c'è il sole là?» Nicole aveva un modo tutto suo di avere sempre ragione.